di nuovo Italo Pirì, che farà un'altra piccola pièce con un'impronta politica. Sì! Prego, visto che abbiamo qui, abbiamo sindaco, assessori, tutta, io spero che siccome poi abbiamo le prossime elezioni, io spero che non facciano anche loro come hanno fatto a Roma un po' di anni fa. E si te così disse. Di te, perché un po' di anni fa a Roma, più ci nostri politici, strati perché lavorano tanto, eh? Allora intanto strati che quando aveva le votazioni i due o sei partiti, si è visto una poi volta le votazioni e votate, tiravano se la merda. Allora il San modernizza. E San modernizza e gambità, se si viste il tabellone che va al Parlamento, il San modernizza perché gambità tre buttoni, no? Tre buttoni davanti a ogni cadrega, davanti a ogni posto da politico. E il politico usa il perfè. Allora, al primo buttone, i gatti scrivono una A. Perché? Perché anche il politico, poi lui le mie d'accordo con Cuschi, le mie d'accordo con quella, e allora vuole astenersi dalla votazione, no? Dice di sé, astenuto. E allora cambia se una A. Se sgonduto, e chi è? E chi? La A. Se sgombuto è perché la maggioranza, è logica, la maggioranza non si è fatta accordi, no? O gli dice una roba che va bene, la maggioranza non si è fatta accordi. Aspetta che sia passato giù dall'ospedale che non è farci il cesso. No? Si è fatta accordi. E allora se sgombuto i gatti scrive un sì. Giusto, lui che lo scrive. Sì, se il terzo buttone è anche la minoranza e quindi in pratica non sei passato la cadrega sul mio parcheggio, vabbè, e comunque che la scrive con sì, al terzo buttone a un certo punto la minoranza che ha diritto a lei da un te o no, e allora in grado di scrive un no, ecco. Come così? Adesso, di te insieme! Proviamo di te insieme a tutti!